Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi della zuppa più che di porro, oggi è la zuppa dei sondaggi. Tutti quanti i giornali, visto che oggi è l'ultimo giorno, lo faremo questa sera anche a Matrix, che andrà in onda eccezionalmente alle 23.30 oggi di venerdì e per le prossime settimane andrà venerdì fino alla settimana preelettorale in cui andremo in prima serata, quindi alle 9.30, colpo di scena per Matrix. Bene. Tutti quanti oggi si affrettano a fare i sondaggi perché finiranno oggi i sondaggi. I sondaggi dicono praticamente su tutti quanti i giornali la stessa identica cosa. C'è chi lo fa con più persone, con meno persone, Dalimonte che ci fa il ragionamento sopra, il Corriere con Pagnoncelli che ce ne fa altri, ma tutti quanti i sondaggi rispetto alle elezioni del 4 marzo cosa dicono? Che non c'è una maggioranza. Grazie! Ci eravamo arrivati anche noi perché la legge elettorale, il giorno stesso in cui è stata fatta e mentre veniva discussa, si era capito perfettamente che era una legge elettorale di tipo proporzionale, in cui con un piccolo correttivo, 230 seggi nell'uninominale, ma in una tripolarità come c'è oggi, incomprensibili, bene, in questo grande sistema e mischione elettorale si era capito perfettamente che questa è una legge elettorale per cui tutti avevano paura degli altri. Forza Italia aveva paura del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle e del grande inciucio che non ha votato questa legge elettorale del Movimento 5 Stelle, e il PD aveva paura del Movimento 5 Stelle. Insomma, in questo grande casino non doveva vincere nessuno. Cosa dicono i sondaggi elettorali oggi? Che non vince nessuno, nel senso che ci sono dei partiti o delle coalizioni che possono arrivare prime, e il Forza Italia col centrodestra va tra il 35% i più pessimisti al 39% i più ottimisti, il Movimento 5 Stelle oggi nei sondaggi va tra il 28 tra i più pessimisti e il 30 tra i più ottimisti, e il centro-sinistra intorno al 33-35%. Questi sono i dati fondamentali. In questi dati fondamentali poi ci sono un po' di dettagli sui partiti minori, ma sono bazzeccole. La cosa fondamentale è che una volta che sono stati dati questi i voti, bisogna vedere come vengono attribuiti i seggi. Una cosa i voti e l'altra i seggi, quindi una cosa è come votano gli italiani e poi come si traduce questo voto in seggi. È la base di qualsiasi legge elettorale, l'attribuzione dei seggi. Ebbene, non ci vuole il mago Zurlì per capire che i seggi, a meno di sconvolgimenti, non daranno maggioranza a nessuno. Altra questione fondamentale su cui oggi i sondaggi si interrogano, e soprattutto anzi ci fanno la lezioncina, è che ci sono moltissime persone indecise e che non sanno chi votare. Grazie per l'informazione. Ce lo sapevamo, un pessimo italiano, ce lo sapevamo che ci sono molti indecisi, molti astenuti, molti che decideranno all'ultimo miglio. È abbastanza non sentite? No, si sente. È abbastanza, diciamo, banale questo aspetto, cioè noi paghiamo i sondaggisti per dirci delle cose che sappiamo oggi. Per carità, lo dico, io mi discorro i sondaggi e mi riguardo fino all'ultimo dettaglio, quanto farà quello, quanto farà quell'altro, però abbiamo milioni di persone che ancora non sanno cosa votare, milioni di persone che decideranno all'ultimo, e ognuno se la gioca come gli pare. I seggi del sud sono fondamentali, quelli del nord sono fondamentali, insomma mi diverte moltissimo. Roberto Girolamo, falli piangere, votate Casa Pound. Insomma, anche tra i miei, cioè, forse solo potere al popolo qua non c'è che mi scrive, però il potere al popolo viene scritto, ed è una cosa straordinaria, un partito dell'1% più o meno quanto prenderà Casa Pound, e vi segnalo che sotto l'1% sostanzialmente, non essendo coalizzati, sono voti dispersi. Per carità, ognuno vota quello che gli pare e fa anche bene a dare voti di partiti a Casa del Popolo e ai ragazzi straordinari di 10 volte meglio, che magari prendono il 3%, che ne sapete, non potete mai saperlo quanto prendono, perché ci sono appunto molti indecisi. Ma il punto sostanziale che mi è divertito moltissimo tra tutti i sondaggi è quello fatto dal Fatto Quotidiano, che oggi mi spiega la seguente cosa: che in questa grande incertezza totale, secondo il sondaggio fatto da loro, gli indecisi sarebbero disposti a votare per il 40% del Movimento 5 Stelle. E vatti a capire, è come se il giornale dicesse che gli indecisi vogliono votare Berlusconi, o come se l'Unità, che non c'è più purtroppo, dicesse che gli indecisi vogliono votare il PD di Renzi. È una cosa straordinaria. Quindi il 40% secondo il sondaggio del Fatto Quotidiano voterebbero degli indecisi il Movimento 5 Stelle. Ma se sono indecisi, come fate a sapere? Io non l'ho capito. Ma la cosa bellissima è che il quinto partito a cui si rivolgerebbero gli indecisi, sapete chi è? Potere al popolo. Potere a voi, chiaro? Potere a voi, che l'ultimo secondo potete votare. Nessuno
qualcuno no. Che ne pensi del PRI? Mi chiede Boris. Mi ero dimenticato che c'era anche il Partito Repubblicano tra le liste in corsa, non mi ricordavo dopo. Umberto mi dice Casa Pound sul 1%, io parlo dei sondaggi, non lo so quanto prenderanno, così vengono dati dei sondaggi. Beh, straordinario, voi avete possibilità fino all'ultimo di votare, esercitate il voto per chi vuole andare ancora a votare e cerchiamo di capire che l'attribuzione dei seggi sarà cosa diversa. Cosa succede nel Movimento 5 Stelle? Vedete, il Movimento 5 Stelle, voi lo sapete come la penso, l'ho detto in tutti i modi, il servo porro, quello che dicono i cittadini del Movimento 5 Stelle, è molto divertito da questa presa per i fondelli dei moralisti, no? Alla Nenni, quelli che dicono che ci sarà sempre un moralista più un moralista di te, oppure il moralista che verrà beccato con le mani nella marmellata. È un classico, no? E questa cosa, siccome è un tale classico dell'ipocrisia italiana, Oxfam, diamoli 400 milioni e poi fanno le orge, e il Movimento 5 Stelle diamogli la nostra fiducia perché sono onesti e poi dopo si prendono un po' di soldi, io lo davo un po' per scontato, cioè non le mille marce, ma l'avidità dell'uomo è in ogni partito, in ogni consesso, come direbbe Cipolla, c'è una percentuale di avidi dovunque, ma la cosa straordinaria non è tanto l'avidità dell'uomo sulla quale io, voglio dire, a differenza degli elettori con tre narici del Movimento 5 Stelle pensavano che solo i loro fossero onesti, onesti, onesti e tutti gli altri cattivi. Ma la cosa che mi diverte è le giustificazioni che oggi danno quelli dei Movimenti 5 Stelle che ci hanno fatto due palle così sulla moralità. Pensate alla Sarti, Giulia Sarti girava tutte le trasmissioni sostenendo che erano tutti mafiosi tranne lei, tutto il mondo faceva schifo tra il Movimento 5 Stelle. Pensate a Martelli che ci aveva i sandali. Cioè, la cosa che oggi mi diverte non è tanto quello che hanno fatto, ma come si giustificano oggi. Non è prendere in giro Di Maio che fa il suo mestiere di leader di un partito, ma è come queste merde oggi si giustificano. Questo mi sembra incredibile. Quando io dico lui, quando vedo che oggi la signora Sarti, che era fidanzata con un rumeno, suo fidanzato, che per tre anni e che vi continua a vivere con lui, dice ma non ci sto più insieme, continua a vivere con lui, togliete il nome Sarti, metteteci quello di un politico normale, mi ha rubato lui i soldi, ma scusami, ma stai vivete insieme, ti ha rubato i soldi, gli hai fatto gestire il tuo sito e gli hai rubato i soldi, sei quella che faceva il moralismo e oggi hai trovato che 25.000 euro non sono andate a rimborso, non sto parlando di un furto, non sto parlando di cretini trinariciuti che mi insultate, non sto parlando di un'illegalità, sto parlando di peggio. Voi affidereste a Giulia Sarti qualche cosa di pubblico quando il suo fidanzato che vive ancora con lei ma non stanno più insieme gli ha rubato 25.000 euro e lei si giustifica con questo e va a denunciarlo oggi ai carabinieri? Probabilmente il suo vicino di casa sta lì a casa sua, nel letto accanto a casa sua, sai, non lo vedo da tempo, ma come vivete insieme? Così pare oggi dai giornali. Io questo lo trovo incredibile, io trovo incredibile che oggi Della Valle, che non è quello che fa le TOZ, ma è uno che si è imbertato 270.000 euro suoi, non ha rubato a nessuno, erano soldi che gli spettavano secondo la Costituzione italiana e secondo le leggi italiane, se l'è fottuti rispetto a quello che aveva promesso il partito. Oggi fa un'intervista, il padre dice che è andato a Casablanca, lui dice no, non sono a Casablanca, sono qua, il padre, vabbè, lasciamo perdere quello che dice il padre, chi se ne frega, perché oggi in un'intervista cosa dice? Ma ve lo leggo. Della Valle, non credo più nel movimento, non credevo più nel movimento e per quello non mi andava di restituire i soldi. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Non credevo più nel movimento e quindi non gli davo i soldi. Ma poi la giornalista gli chiede un po' indulgente, poi so che ha avuto dei problemi anche familiari. Eh sì, e allora prima la famiglia e poi la restituzione dei soldi. Ma che ci avete raccontato? Ma che film ci avete raccontato fino ad oggi? Non credo più nel movimento. Ma perché non te ne sei andato via dal movimento? Come ha fatto Borelli, quello che ha fatto con Casaleggio in Europa? Ma sei andato ieri dal movimento, il giorno prima delle elezioni. Ma vi stanno a prendere per il culo? Questa è la cosa insopportabile. Quando leggete le giustificazioni di oggi, quando vedete quelle facce delle iene del moralista, no? No? Voi qua, fascisti, il Caimano, Renzi, la Boschi, siete uguali. Non tutti, non sto dicendo di tutti, a parte il fatto che sono diventati 14, buffoni due volte, perché chi fa il moralista e viene pizzicato con le mani nella marmellata, io mi accanisco, perché io se vedo un delinquente che ruba, gli dico vabbè, è come fumarsi una sigaretta, c'è scritto, nuoce gravemente la salute, voi no, voi non l'avete scritto sopra qua sotto, no?
nuoce gravemente la salute, anzi, qua sotto avevate scritto l'assegnone dei soldi che vi restituivate. Avete restituito 23 milioni di euro, come tutti i giornali oggi segnano. Perfetto. E Di Maio oggi sul giornale dice che con 23 milioni di euro che hanno dato alla fondazione del microcredito sono stati creati 14.000 posti di lavoro. Va bene? 23 milioni di euro dato ai grillini, 14.000 posti di lavoro. E anche questo noi lo diamo per acquisito. Certo, vedi che bravi, si sono tolti dei soldi che noi gli diamo. Lo hanno fatto volontariamente e hanno creato 14.000 posti di lavoro. Allora io vi voglio fare una proposta. Vogliamo risolvere i problemi dell'Italia? Se questo è il criterio, avete dato 23 milioni, 14.000 posti di lavoro. La prossima finanziaria, non inventate il reddito di cittadinanza, tutte queste minchiate qua. Facciamo una cosa, facciamo la prossima finanziaria come un multiplo di questi 23 milioni che voi avete restituito. Diciamo che la prossima finanziaria, come quelle degli anni passati, sarà di 23 miliardi. Voi avete dato 23 milioni, la prossima finanziaria, quando governerete, sarà di 23 miliardi. Se 23 milioni hanno fatto 14.000 posti di lavoro, 23 miliardi di finanziaria daranno 14 milioni. Milioni di posti di lavoro. 14 milioni di posti di lavoro. Chiaro? Se è così semplice che basta dare i soldi al fondo del microcredito, tu gli dai 23 milioni e fai 14.000 posti di lavoro, io gli do 23 miliardi e farò 14 milioni di posti di lavoro. Ma ragazzi, ma chi cacchio ci crede? Forse il fidanzato della Sarti, il rumeno che vive con lei e che è stato denunciato e che gli ha rubato 25.000 euro. Forse il papà di Della Valle che dice che sta a Casablanca invece che Della Valle sta a casa sua e si gode i suoi 270.000 euro perché c'ha dei problemi di famiglia e perché non crede più nel movimento. Forse quelli ci possono credere, va bene? Andiamo avanti sulle altre questioni dei giornali. L'antitrust se la prende anche qui, tutti noi con l'anello al naso, con Vodafone, TIM, Wind e poi in realtà anche con Fastweb, Wind 3. Sapete perché? Perché dice che si sono messi d'accordo nel decidere che il mese durava 28 giorni. Se un mese dura 28 giorni, non 31, e loro ovviamente ti fanno pagare di più per i 31 giorni. È quello che hanno fatto fino a pochi mesi fa le grandi compagnie telefoniche. Che cosa dice l'antitrust? Vi siete messi d'accordo. Perciò l'antitrust interviene, perché se fanno un cartello per danneggiare i consumatori da un punto di vista economico, allora forse c'è qualcosa che non va. Si chiamano accordi collusivi. Chiaro? È banale. Allora, io ho gli anelli al naso, no? Quelli là famosi che si mette il fidanzato della Sarti. E allora dico, ma... secondo voi Vodafone, TIM, Telecom, poi Fastweb, casualmente hanno scelto i 28 giorni o magari no, ma non ci sarà la dimostrazione di una telefonata tra di loro, ma insomma ci sta che si sono messi d'accordo per farci pagare di più, facciamo prima di aumentare le tariffe invece che decidere per 31 giorni, quindi l'antitrust fa benissimo, pitruzzella, perché a questo servono le autorità indipendenti, perché i risparmiatori, i consumatori devono avere la libertà di scegliere. Se tutti fanno 28 giorni, ovviamente non hanno avuto la libertà di scegliere. Facile? Facilissimo. Questa è una battaglia politica, non cioè rafforzare le autorità antitrust, come ha fatto bene Pitruzzella, che è il presidente della antitrust. Hanno pizzicato quei due delinquenti orrendi che hanno menato il carabiniere a Piacenza, ve lo ricordate? È un egiziano che lavora in una ditta di logistica a Piacenza, spero che stia in galera, che gli diano tentato omicidio, va bene? Come danno a uno che si difende da un ladro in casa, voglio che quello che ha dato le martellate con lo scudo al poliziotto venga accusato e condannato per tentato omicidio. Chiaro? Questo in un paese normale, aggravato dal fatto che è stato fatto nei confronti delle forze dell'ordine. Sono fascista? Non lo so. So che però oggi ho letto un fondo straordinario di perfetti sul giornale che spiega che cos'era il fascismo prima di De Felice, cioè che veniva considerato un regime e con la logica del vincitore, mentre era un regime, come ha spiegato De Felice, con la logica della storia. Bene, oggi stiamo ritornando, dice Perfetti, su questo famoso rischio del neofascismo che arriva, dice Perfetti, leggetevelo, straordinario. Sul giornale, un grande storico, Perfetti ci racconta tutta la banalizzazione attuale che si sta facendo del fascismo, come se non ci fosse stato di mezzo De Felice. Perotti oggi conta i soldi che hanno promesso Cavaliere e Lega e arrivano alla strabiliante cifra di 310 miliardi di euro. Stanno esagerando. Adesso non tutto quello che scrive Perotti io lo condivido, per esempio sulla flat tax penso che lui abbia un po' esagerato con i numeri, però francamente oggi senti Berlusconi e Lega e sembra che stiano promettendo la cancellazione di qualsiasi cosa pur di prendere qualche voto in più, che secondo me non prendono con questa strada delle promesse semplici. Finalmente ci siamo accorti quello che la Cattaneo, che tra poco metterò in onda anche sul mio sito nicolaporro.com,
Mais.it, la minchiata per cui il mais OGM fa male, per cui noi ci troviamo nella paradossale condizione per cui il mais OGM lo importiamo in Italia ma non lo possiamo produrre con gli agricoltori italiani. Pensa che imbecilli, cioè facciamo le importazioni di mais perché in Italia non si può fare l'OGM e i nostri agricoltori non lo possono fare. Chapeau, viva, viva la deficienza italiana, diciamo. Ti vorrei mandare a te con 400 euro di pensione, dice Giuseppe Visco. Perfetto, ci pensiamo noi con 410, qual è il ragionamento? Ciao.